Buonasera a tutti, buonasera ragazzi, bentornati sul canale Atleta TV. Oggi è mercoledì, quindi per forza di cose, accanto a me Marco Nicola. Ciao Marco, Ciao Giulio come e ciao a stai? tutti. Tutto bene? Abbastanza bene. Rilassato? Rilassato, dai. Ho vissuto Rilassato? giornate migliori, però rilassato. Va bene, ognuno di noi. Oggi a Roma piove, il tempo è plumbeo Sì, e quando a Roma triste. piove È sempre. sempre una Siamo abituati giornataccia. male, purtroppo. Giornataccia, infatti. Però è mercoledì, è il giorno di Futsal Arena, è il giorno in cui andiamo a studiare, analizzare un po' sia quello che è stato il campionato di futsal di Serie A per la giornata trascorsa, sia quelle che sono le notizie che ci Dal interessano. mondo futsal. Non solo, perché quest'oggi avremo anche un'intervista Assolutamente. molto Intervista di livello importante anche. alla capolista. Esatto, al mister della capolista. Quindi avremo con noi Luca Giampaolo, il mister del Symbios Petrarca, e siamo molto contenti. Siamo contenti, siamo anche molto curiosi di vedere, andare a sentire un po' i segreti di una squadra che si trova attualmente a 7 vittorie 7 su 7, su quindi 7 partite, quindi qual è il io segreto? Questa è la domanda. sarebbe veramente molto, molto interessante, sarà molto interessante ascoltarlo. Ma nel frattempo, io prima di inoltrarci in più nel dettaglio delle notizie, vi ricordo, ovviamente, giustamente, siete qua, siete su Twitch, lo sapete benissimo, ma Repetita Juvent, lasciate un follow sul canale, sul nostro canale Twitch di Atleta TV, e dove potete anche lasciare una sottoscrizione, si direbbe in Sei italiano, anglofobico? Sei una di quelle persone anglofobiche? perché a una certa ora già mi impappino nella È mia onesto, lingua ci più sta, di ci sta. quella degli altri, un abbonamento al canale Atleta TV di Twitch che vi permette di seguire i nostri programmi senza le pubblicità, avere accesso alle nostre magiche emoticon e seguire ovviamente tutti i contenuti riservati agli abbonati. Se avete Amazon Prime, la cosa è anche gratuita, basta collegare l'account Twitch all'account Amazon Prime. Bene, abbiamo eseguito le operazioni Diritto. di rito e canoniche. Quasi Dobbiamo. scaramantichi ormai, se Sì, non le fai stai se male. non le fai, stai Ti male. prude. Twitch soprattutto ti guarda malissimo. E Vischio, giustamente dalla chat, ci ricorda Ci che ricorda lui ieri? è a ben 8 Otto mesi. mesi di sottoscrizione. Oltretutto, questa piccola nota di costume. È attivo sul canale una sfida che abbiamo lanciato per i nostri follower, ma Nuova anche per me questa cosa, una quindi. sfida che riguarda proprio il buon Vischio, al raggiungimento infatti di 40 subscribe. Vischio sarà nudo in casa. Ah, Sto scherzando, ok. non lo so. Vischio Non le raggiungeremo mai. sfiderà uno dei nostri player di Atleta Esport Academy in una ARAM di LOL. Mi sembra che fosse questo il Il no, goal. Comunque, poi ok. andremo a verificare. Ma entriamo subito nei palazzetti che scottano, i palazzetti importanti del futsal di Serie A. Com'è andata questa giornata? Ma è andata sempre un po' pazza come tutto questo campionato. Possiamo anche vedere dalla regia se ci aiuta il buon Raff con i risultati. Eccoli qua. Ah, ok, Come... così è molto più Così è semplice. molto più semplice. Se non avessi il tablet esattamente davanti ai risultati, non vedevo nulla. Quindi perfetto, questo è il bello della diretta, come vi ho detto anche le altre volte. Quindi, già per dirti, un Pescara che va lì, va a Salso Maggiore, a Sky in diretta e fa 6 gol al Matera, è un risultato che penso in pochi si aspettavano per anche la forza del Matera. Il Ciampino, che noi abbiamo visto dal vivo, ha vinto il derby contro il Lido di Ostia, derby molto sentito, poi ti racconterò dai spalti, è successo un po' Immagino di tutto. È il successo clima. esattamente, esattamente. La Sandra Abate, la prima senza Angelini, questo approfondiremo. Pareggia 2-2, il Napoli vince con l'Akame che continua il suo periodo no, il Pesaro che torna a vincere, il Catania che
o prende imbarcate o fa imbarcate. Esatto, perché vince 8-3 col Manfredonia, che rimane quindi lì nei bassi fondi della classifica. Il Petrarca di mister Giampaolo 3-2 sull'L84 di Marchisio, e l'Olympus che ne fa 7 al San Giuseppe dopo aver salutato Cimanghigno. Quindi dei risultati non scontati sicuramente. E andiamo anche un po', scendiamo un po' nel... Ci sono almeno tre goleate, eh? Over 4 e mezzo. Sì, sì. Intanto dico, per chi se lo fosse chiesto, la schedina di settimana scorsa l'abbiamo persa, perché alla fine il Petrarca col Sandra... ho fatto un plurale così, per metterci tutti sulla stessa barca. Perché il Petrarca, non lo diciamo poi al mister che avevamo puntato contro di loro, però il Petrarca ha vinto col Sandra Abate. Questa era una piccola cosa che ricordavo di aver detto, e puntualmente i pronostici non sono il mio forte, come ormai da 21 anni parte. No, non è nostro compito. Abbiamo capito. Allora, ti però, dicevo, ecco, spiegaci un po', dimmi. questi risultati, perché... hai sottolineato le imbarcate date e ricevute dal Meta Catania, l'Olympus pure insomma si impone prepotentemente, come anche il Pescara, che invece veniva da un periodo un po' il Pescara sì, ha iniziato non al meglio la stagione, lo ha detto anche il presidente del Pescara. Era difficile, perché comunque una società nuova, si parte con due società che si fondono, una storia come era l'Acqua e Sapone, che è una delle società più grandi che il nostro futsal ha mai avuto, quindi non era semplice anche ripartire, nonostante comunque l'ossatura della squadra fosse stata mantenuta da quello che era appunto l'Acqua e Sapone. E mentre invece adesso fa tre risultati utili consecutivi, quindi tre vittorie, scusami, consecutive, quindi si è rimesso in marcia come tre vittorie consecutive. Te non la sapevi questa cosa, incredibilmente hai fatto il parallelo giusto. Tre vittorie consecutive fa l'Olympus. Nella tua ignoranza hai tirato fuori il meglio, da qui si vedono i fuoriclasse. E appunto anche l'Olympus fa 3 su 3, anche loro dopo un inizio non perfetto, dopo che ci si aspettava tanto da una squadra che comunque è attrezzata per stare su in classifica, e ora appunto 3 vittorie consecutive sono il segnale che la squadra ha iniziato a girare, la squadra ha imparato la categoria, ha iniziato a conoscere la categoria, ha iniziato a conoscere lo svolgimento delle partite di Serie A, quanto si corre, l'intensità, ecco, era un'ora che girava intorno, volevo dire intensità, e quindi ora 3 vittorie consecutive sono sicuramente un ottimo bottino, diciamo. C'è il Pesaro che vince una partita non scontata, e tu adesso mi dirai: il Pesaro ancora una volta con una partita che non sembra di calcio a 5, ed hai ragione, perché 2-1 non è proprio un risultato da calcio a 5, ma il Pesaro, l'abbiamo detto, è lì. E anche da Pesaro, no? Esatto, però ormai sono qualche settimana che lo diciamo, quindi vuol dire che c'è una sorta di modus operandi, mi viene da dire, perché comunque lo diciamo, il Pesaro è lì in alto in classifica, è secondo, se non sbaglio non ha mai perso, però rispetto al Pesaro che tutti si aspettano, rispetto a quello che la squadra può dare, rispetto ai giocatori che ha, sicuramente siamo tutti un po' delusi, ma non delusi perché appunto stia facendo male, ma delusi perché ce lo si aspettava molto più in palla, molto più in forma, ma come ha detto anche l'allenatore Colini, il fatto di aver avuto tanti giocatori fuori per il mondiale, di aver avuto la rosa corta in preparazione atletica, mi sta prudendo il naso, e in preparazione atletica appunto ha un po' penalizzato l'inizio di stagione del Pesaro, che invece si è rialzato dopo la batosta della Champions League, perché noi ci eravamo lasciati con il Pesaro che giocava in Champions League, è arrivato ultimo nel suo girone, come abbiamo detto ne passavano 3 su 4, ma ti ricordi quando abbiamo visto il risultato del Pölsen che aveva pareggiato 1-1? Abbiamo detto è un risultato a due facce, perché
ok, pareggia una delle favorite, ma pareggia una anche, fa un punto anche quella che speravi non ne facesse nessuno. E proprio lì c'è stato questo exploit del Poulsen che vince anche la partita successiva, e quindi il Pesaro chiude all'ultimo posto nel girone. È stata una delusione forte da quelle parti, perché ci si aspettava, comunque si sperava che quest'anno fosse l'anno giusto per arrivare nella fase elite, per giocarsi un posto tra le grandi d'Europa. Invece non è stato così. Mancava Borruto, ci sono stati qualche problema. Quello che diciamo per il campionato ovviamente vale anche per la Champions, perché se tu non sei in forma in campionato per determinati motivi, perché la preparazione non è stata fatta ottimalmente per mancanza numerica di giocatori, ovviamente non è che uno va in Champions League e diventa improvvisamente un'altra squadra. I problemi te li porti dietro, e si sono visti, visto anche che Borruto non c'era. Borruto che torna, fa gol e assist, e il Pesaro vince 2-1. Quindi comunque il Pesaro ci dà una prova di carattere, questo si può dire, perché non era sicura, soprattutto contro la Feldi, che è un'ottima squadra, è una squadra molto, molto forte, molto attrezzata. Quindi una vittoria quasi che vale doppio, nonostante sia arrivato col minimo scarto, ma una vittoria molto molto importante per il Pesaro. Però ecco, magari il Pesaro da qui in poi, orfano ormai degli impegni europei, certo, questo può essere, potrebbe fa un po' come l'Inter lo scorso anno, che esce dalla Champions e vince il campionato. Penso che Colini se lo auguri certamente, è una chiave di lettura. Però e gli allenatori dicono sempre: vincere aiuta a vincere. Quindi secondo me quasi nessun allenatore spera di uscire da una competizione per farne un'altra. Ogni allenatore, no? Certo, anche perché la Champions League è tanta roba, come si dice. Quindi misurarsi con le migliori d'Europa sicuramente avrebbe fatto piacere a Colini, alla società, ai giocatori, a tutti sicuramente. Poi ricordiamo un po', ne avevamo parlato appunto nella puntata che citi, che potete andare a riprendere tra i nostri video di Twitch, la Champions League, chiamiamola così, che sì, Champions League, sì, UEFA ha una, come si dice, una struttura particolare, sì, rispetto alla Champions Calcio 11, è anche più ristretta, no? Sia di tempo che di squadre. Sì. Proprio arrivare nell'elite, quindi superare già il girone, visto che comunque ne passavano 3 su 4, non era proprio impossibile pensare di passare il girone, proprio perché 3 su 4 hai un buon margine per passare. È stata una delusione. Vai a essere tra le top, certo, 8, certamente 12. È lì poi vengono le partite vere, quelle che tutti i giocatori vogliono giocare. Senti, invece, parlando di risultati un po' anomali, particolari, anche quel 2-2 del Polissenaco, assolutamente Rabate, è interessante intanto perché è un pareggio che già nel futuro l'unico, adesso leggo il volo, l'unico pareggio della giornata. È anche piuttosto risicato, perché stiamo sempre parlando di 4 gol. Esatto. Allora, guarda, la Sandro Abate fa un ottimo risultato, perché chi segue il calcio a 5 lo sa, ci sono state dimissioni di Gianfranco Angelini, appunto, dalla panchina del Sandro Abate, per motivi personali che lui giustamente e con tutta la legittimità del mondo non ha voluto rendere pubblici, ci mancherebbe altro. E perciò sono dovuti subito mettersi in moto a cercare di trovare un altro allenatore, che è la scelta ricaduta su Scarpitti, ex allenatore dell'Acqua e Sapone, tra l'altro, che appunto ha preso la squadra in corsa durante la settimana quando si doveva preparare questa partita. E un allenatore che subentra a stagione in corso, a maggior ragione non magari il sabato o la domenica dopo che hai giocato, quindi hai tutta una settimana, ma in mezzo alla settimana è sempre difficile, perché la squadra non è la tua, perché non l'hai, magari hai giocatori che avresti preferito, altri giocatori piuttosto che quelli che hai, l'avresti allenati in modo diverso. Non perché Angelini abbia fatto un lavoro sbagliato, assolutamente, ma ogni allenatore ha la sua idea, le sue teorie, le sue idee di gioco. Quindi certamente non è facile.
E non è facile soprattutto farlo fuori casa in Calabria contro il Polistena. Non era un risultato. È stato messo un po' in difficoltà. Assolutamente, assolutamente. Ovviamente la società non poteva fare altrimenti. E anzi, è stata brava a muoversi subito. Però il risultato non è assolutamente scontato. Anzi, cioè, è una prova di carattere, una prova importante, una prova che fa vedere che comunque la Sandra Abate, nonostante tutto, è lì compatta e vuole giocarsi al meglio questo campionato. Quindi anche un punticino portato via è oro. Sono sicuro, ovviamente non è che siamo dentro la società del Sandra Abate, quindi non abbiamo riscontri, ma sono sicuro che all'interno della società riconoscano che questo 2-2 equivale a 3 punti, senza ombra di dubbio, per come, appunto, per quello che sto dicendo, per come sono arrivati. Cercheremo di metterci in contatto con la società per vedere se abbiamo ragione, per confermare le nostre teorie. E ovviamente facciamo, non sappiamo, e rimaniamo volutamente nell'ignoranza, non sappiamo cosa sia successo, anzi dato alle dimissioni dell'allenatore, di mister Angelini. Sì, ogni augurio possibile. Assolutamente. E non so, un'altra partita che ti sei... Guarda, la partita di questa giornata, e Nick pure ce lo conferma, nonostante stia guardando altro, però ce lo conferma anche lui, perché è la prima volta che è venuto con noi a vedere una partita di Serie A. Ovviamente il derby tra Ciampino e Ostia. Il Ciampino arrivava dopo un altro derby perso con l'Olympus la giornata precedente, ma sicuramente il derby con il Lido di Ostia era più sentito, e ce ne siamo resi conto, perché sugli spalti l'atmosfera era molto elettrica, possiamo dire. Il palazzetto era pieno, con la nuova struttura, tra l'altro, che... con le nuove grafiche, la nuova veste del... ci prendiamo qualche merito. E quindi la partita è stata molto, molto tesa, molto, molto combattuta, con un Ciampino che prima va avanti, poi si fa rimontare e addirittura va sotto. E quindi sono iniziati anche noi ovviamente siamo posizionati in tribuna, qualche battibecco dalla tribuna, qualche parolina, diciamo, e non diciamo altro, è volata, ma è giusto così, sana competizione. E poi Ciampino che la va a riprendere, ma in una maniera incredibile, perché quando, nel momento in cui si trovano sotto, iniziano a giocare anche con il portiere di movimento. Il Lido di Ostia prende un palo, il Lido di Ostia prende un palo clamoroso, veramente clamoroso, con la porta vuota. Un'altra occasione in cui è successo anche un altro episodio molto particolare, e che non è stato bellissimo, non è piaciuto sicuramente a nessuno all'interno del palazzetto, che ti racconterò. Con la porta vuota erano veramente dentro l'area, non sono riusciti a fare gol, e invece l'ha portata a casa il Ciampino, per l'appunto. Vedi un po' com'era l'andazzo lì, prima, esatto, era rovente, sì, nel palazzetto. E ti dicevo, appunto, a un certo punto della partita una mossa, la possiamo chiamare così, una mossa disperata della panchina del Lido di Ostia, perché contropiede del Ciampino, che appunto ferma in area, senza il portiere, ferma in area l'azione del Lido, con probabilmente un fallo che, rivedendolo, poteva essere fallo effettivamente da calcio di rigore. Perché senza dubbio il contatto del Ciampino sull'Ostia, perché l'Ostia vola in contropiede senza il portiere del Ciampino, e appunto il difensore entra sull'attaccante del Lido di Ostia, riparte il Ciampino in contropiede, l'arbitro ovviamente non fischia, e dalla panchina del Lido di Ostia parte una bottiglietta, una borraccia lanciata in campo per fermare l'azione del Ciampino. Quindi non la bottiglietta. Io mi sono immaginato la bottiglietta all'arbitro. No, tirata, non so se abbiamo le immagini, se l'abbiamo preso. Era quel classico bastone tra le ruote. Tra le ruote, esattamente, okay. Il più classico dei bastoni tra le ruote. Qua vediamo la presidenza che esulta, esattamente, molto pagatamente, possiamo dire. Una sostanza pagata, esatto. Esatto, sì.
abbracci molto, molto moderati. Quindi sì, una borraccia che appunto ha fatto invasione di campo. Non vogliamo sapere chi è stato il responsabile, ma sicuramente è stato espulso un componente della panchina del Lido. Non sappiamo nemmeno se lui effettivamente fosse il responsabile. Ma intanto forse ci sono io da qualche parte, però non interesserà a nessuno. E appunto un gesto che comunque non è bello da vedere. Un gesto sicuramente che possiamo definire antisportivo. Un gesto che, se noi ci riempiamo la bocca di Sky, ci riempiamo la bocca di professionismo, ci riempiamo la bocca di Olimpiadi, eccetera, queste cose non... eccomi. Con un molto sobria la mia felpa, ma quella è la mia felpa da battaglia. Vabbè, giustamente, bellissima. Giustamente, vedete Marco giustamente sempre in tiro per le nostre live. Però guarda, campo sì, assolutamente. Beh, quindi clima sicuramente sereno e ben disteso nel palazzetto di Ciampino, tirato a lucido per l'occasione. Direi. Poi anche la storia della rivalità Ciampino-Ostia sarebbe anche interessante capirla, approfondirla, perché l'Ostia più dell'Olympus, forse perché sono incrociati più volte nelle serie. Non lo so sinceramente, sicuramente mi viene da pensare per vicinanza geografica, ovviamente, cioè per... Comunque sono due città di mare, due città comunque fuori Roma. No, certo, ovviamente, fuori certo, Roma. Fuori Roma, comunque non... È il derby del raccordo. Esatto. È il derby delle uscite del raccordo. Esatto, esattamente. Quindi credo che sia dovuto anche a questo sicuramente l'astio sportivo che c'era tra le due squadre, che però ci hanno regalato, posso dire... Una signora partita, una partita emozionante, perché comunque nonostante, ti dico, condanniamo quello che è successo con la bottiglietta, è stato comunque un colpo di scena, quindi comunque una partita che non ha lasciato nulla al caso e che ogni volta ti lasciava qualcosa, perché portiere in movimento, palo colpito, incredibile, con la palla tu immaginati, tiro dall'altra parte del campo, palla che rimbalza piano piano, che sta entrando in porta, palo incredibile. Quando siano fermati anche ovviamente i giocatori del Ciampino. Quindi una partita per cuori forti, eccola, così sì, la possiamo definire. Dobbiamo così riuscire ad avere, quindi, più che allenatori o giocatori, dovremmo avere gli arbitri per chiedergli riscontro di questi. Esattamente. Perché poi ovviamente avendo un rapporto dato dalla prossimità geografica, insomma, con il Ciampino Aniene, non è il primo episodio di errori arbitrali che li riguarda più da vicino. No, ma guarda. Mi ricordo se a Napoli o a Matera, forse, gli era stato negato anche lì un... Il portiere mi sembra che la prende di mano fuori area. Sì. Però vabbè, al di là di questo, sarebbe interessante sicuramente sentire gli arbitri di calcio a 5. Probabilmente diamo per scontato che siano mi viene da dire omertosi, ma omertosi è una parola brutta, ce ne dissociamo. Però reticenti, abbastanza gelosi delle proprie decisioni, delle proprie iniziative. No, guarda, la classe arbitrale, come vediamo anche nel calcio 11, è sempre un po' sulle sue, perché comunque sono i giudici di gara e difficilmente ti vengono a spiegare le loro motivazioni, le loro scelte, i loro giudizi. Giustamente, meno giustamente, possiamo essere di uno dei due partiti, non siamo qui a parlare di questo, però ovviamente come sbagliano i giocatori, io dico sempre come sbagliano i giocatori, come sbagliano gli allenatori, sbaglia anche l'arbitro, è fuori di ogni discussione, perché comunque non il calcio è fatto di errori, vive di errori, e sono anche quelli il bello
il bello dello sport, calcio, calcio a 11, qualsiasi sport, basket, qualsiasi cosa, sono comunque uomini che giocano e di conseguenza l'uomo non è perfetto e quindi va da sé che qualsiasi cosa non possa essere perfetta al millimetro. Senti, ecco, questa domanda te la faccio io, perché visto che siamo in argomento, quanto sarebbe applicabile la VAR o una moviola o un qualsiasi strumento nel futsal, che oltretutto ha anche il tempo effettivo, quindi non ci sarebbe neanche quella scusa che spesso viene tirata fuori per quanto riguarda il calcio del già non si gioca mai, ci sono troppe interruzioni. Sì. Ma se ne è parlato mai? Se ne parla mai? Guarda, se ne è parlato non lo so, se ne parla ora a me non risulta, però non sono un signor nessuno, quindi non ti so dire se è una cosa che si sta valutando. È sicuramente, come ho detto te, per i motivi che hai detto te, più attuabile secondo me nel calcio a 5 che nel calcio a 11, perché è un gioco che si presta ad interruzioni, è un gioco che come il basket si presta a delle pause e quindi comunque sicuramente non si non sa, esatto, sarebbe molto più facile. Dal canto mio ti dico sempre va preso con le pinze, perché io ho lo stesso pensiero per il calcio a 11, è quello che ti ho detto prima, siamo uomini, lo sport è fatto da uomini, persone, adesso non, certo, senza nessuna distinzione di genere, esseri umani esattamente, che sbagliano, ed è giusto che si sbagli, perché tanto alla fine si andrà a sbagliare anche con la tecnologia, ok? Ma andare a spiegare un errore fatto con la tecnologia è molto più difficile che andare a spiegare un errore fatto da un essere umano, perché le polemiche si alimentano, perché non c'è gli arbitri appunto non parlano, e quindi una persona si va a chiedere: ma tu hai il monitor, vai a rivedere, hai questa possibilità e sbagli lo stesso? È questo il problema. Io quindi mi terrei quella percentuale che è sicuramente maggiore di errori da parte degli arbitri, ma che speri e sei sicuro siano fatti in buona fede. Non so se, se comprende il mio discorso. Quello è il principio base. Tu dici poi ognuno può sbagliare, bisogna semplicemente implementare in un certo senso l'errore nel gioco stesso, come sbagliano a porta vuota, ci dicevi. Esatto, è proprio lì. Poi l'errore diventa ancora più grossolano fatto due volte. Però sono sicuramente uno dei pochi che magari la pensa in questo modo. È indubbio che il VAR ha levato degli errori arbitrali, però secondo me non ha levato le polemiche, anzi le ha alimentate. Quindi io nel mio cuore mi sarei tenuto il mio caro vecchio calcio. Le polemiche siete voi giornalisti. Assolutamente, voi. Questo plurale così non si è capito bene. Ognuno usa il plurale che vuole, esatto, giustissimo. Però la domanda che hai fatto e la considerazione sul tempo effettivo e che quindi fosse più applicabile è giustissima, è sicuramente giustissima. Allora, ci dicono che dalla regia che tra una decina di minuti potremmo... Stiamo per arrivare al mister Giampaolo, a cui a questo punto magari chiederemo anche... Che cosa ne pensa? Una domanda a cui non avevo pensato, ma ovviamente l'appetito viene mangiando e lo riportiamo, lo parafrasiamo a noi, lo facciamo nostro. Mentre si parla vengono le domande, quindi... Giustissimo, però, giustissimo. Nel frattempo possiamo parlare invece di quella che è stata la giornata, la sesta giornata di... No, la settima giornata di campionato? La sesta. E quindi sono 6 su 6 del Petrarca. Sono 7 su 7, ho detto una cavolata ora. Sono 7 su 7, quindi era la settima era questa. La sì, settima, sì, sì, la prossima la settima è lotta. Giornata, come è andata la settima giornata del Petrarca, primo in classifica, capolista. Petrarca che tra l'altro, non te l'avevo segnalato questa mea culpa, vince all'ultimo secondo, completamente all'ultimo secondo, ma proprio sulla sirena, come dicono nel basket, buzzer beater per il Petrarca. E ti dico che il Petrarca, no, curiosità, il Petrarca è la squadra che ha vinto più partite in rimonta, 3 su 7, quindi non una percentuale bassa sicuramente. Ed è la squadra insieme al Real San Giuseppe che fa più gol negli ultimi 10 minuti.
ne ha fatti 9, il San Giuseppe 14, che sono ancora di più. Però questo ti fa capire che è una squadra veramente, veramente che non molla mai, veramente tosta. E ora avere, se ci sta ascoltando già il mister, starà facendo, toccando ferro, grattandosi qualsiasi parte del corpo, ovviamente le orecchie, parliamo di orecchie, di nulla di scurrile, e, però stare sette punti sopra dopo 7 giornate, tanta roba. Ti dà della serenità. Ti dà della, assolutamente, assolutamente sì, soprattutto se la seconda squadra si chiama dal Service Pesaro. Perché non credo neanche nella più rosea delle aspettative si potessero pensare di essere 7 punti sopra il Pesaro. Magari speravano di essere sopra, magari speravano di essere a pari punti, 1-2 punti sotto, quello che sia, ma sicuramente 7 punti di vantaggio dopo 7 partite sono tanti, perché banalmente io non sono un mago della matematica, non lo sono mai stato, ma vuol dire che gli hai rubato un punto a partita su 3 disponibili, che... alla fine dei conti sono tanti, non c'è dubbio. Scontro diretto tra Petrarca e Pesaro? Non sono andato a guardare, sinceramente. Forse lo saprà il mister, lo chiediamo a lui. Comunque è una vittoria contro l'L84, che anche lì ormai lo diciamo, sembra quasi una cavolata, lo diciamo per tutti... per tutte le squadre, non è mai facile, però l'L84 è veramente una squadra non facile da battere. Tra l'altro l'84 di Claudio Marchisio, che te lo dico sottovoce, spererò di portarlo una volta e incrociamo le dita in qualche modo, però non ci facciamo, non ci facciamo strane illusioni, viviamo puntata di Futsal Arena e puntata di Futsal Arena. E allora, appunto, dicevo, quindi, stai cercando tu ovviamente, esatto, il big match quando ce l'abbiamo, e eccolo lì, alla dodicesima, l'8 di dicembre, quindi anche in clima natalizio, e poi ce lo vediamo anche noi dal vivo subito dopo, perché c'è Ciampino Petrarca. E noi ce lo vediamo dal vivo, e quindi... Eh sì, penso che lo aspettano tutti questo big match, perché ovviamente sarà tra le prime due della classe, sarà per forza di cose uno spartiacque del campionato, anche perché arriverà a dicembre, a quindi girone quasi concluso, esattamente, a quindi conclusione, quindi sì, sarà sicuramente uno scontro, ma anche secondo me anche per loro, per il Petrarca, per confrontarsi proprio con, perché gli rubi 7 punti, però poi vuoi vedere anche, vuoi confrontarti con loro, che sono indubbiamente, lo dicono tutti e lo sanno anche Muri, che è la squadra più forte del campionato, il Pesaro, non c'è minimo dubbio su questo. I risultati poi sono un altro discorso, ovviamente, perché i risultati possono dipendere da tanti fattori, possono dipendere da un calendario, possono dipendere da, appunto, da impegni esterni, perché impegni esterni, la Champions, la nazionale, il mondiale, esattamente, e nazionali di cui vediamo anche poi questo campionato sarà anche segnato dall'europeo che c'è di mezzo, quindi vediamo anche quanti giocatori vengono portati via. Sinceramente non so, questa è un'altra domanda, vedi. Vengono, dovremmo chiedere al mister come la divisione ha deciso di prendere in considerazione questo europeo, se stoppano il campionato per la durata, se invece si continua senza i giocatori convocati, non lo so, non riesco nemmeno a immaginarmi quale possa essere la scelta, sinceramente, della... Allora, io ero andato a... Secondo me non è molto affidabile, perché come ti ricordi dava il Pesaro che giocava la mattina in Champions League e la sera in campionato, quindi sì, non è... Però effettivamente ci dovrebbe essere sicuramente una pausa. Ma invece c'è il mese, c'è sì, il mese. Questo dovrebbe Ok, essere. Eccolo qui, dall'8 di febbraio, dall'8 di gennaio, scusami, all'8 di febbraio, quindi sì, è stato un programma... Probabilmente l'hanno programmata così, poi vedremo. Giustamente, perché se ci sono squadre che sennò verrebbero enormemente penalizzate, quasi speri che non vengano convocati i tuoi giocatori in nazionale, perché
vuoi o non vuoi, arrivano, quantomeno ti arrivano stanchi, ti ritornano stanchi dall'impegno. Se poi ti dice male, si fanno anche male. Che invece è una cosa che appunto stavamo dicendo prima della live, è il discorso un po' opposto a quello che spesso fanno gli allenatori del calcio a 11, soprattutto delle squadre che in campionato magari concorrono per un titolo, e che vedono sempre di non con un po', esatto, insomma, le convocazioni nazionali, i test, i raduni, ma... cioè, perché sono un'occasione per il giocatore, un'occasione in più per il giocatore di infortunarsi. Ma soprattutto, secondo me, oltre agli infortuni, certamente, ma sono un'occasione in meno per gli allenatori di allenare. È quello che su cui gli allenatori ribattono, il fatto di poter allenare poco la propria squadra dal maledetto Covid in poi, perché è tutto streaming sito. Anche il futsal si è dovuto adattare a questa situazione, perché la Serie A ormai è dalla fine dell'anno scorso che va avanti così, ma quest'anno nel futsal non eravamo abituati, ma c'è un turno infrasettimanale dietro l'altro. E sicuramente questa è una cosa a cui erano preparati, perché ovviamente lo sapevano, ma quando ci sbatti la faccia contro, quando ci sbatti contro, sicuramente fa un altro effetto. Poi, ricordiamo comunque, mentre aspettiamo mister Giampaolo, ha ricevuto il mio link di Zoom, quindi okay. Se mi vedevano smanettare era solo perché stavo cercando di mandare il link. Adesso credo e spero che ce l'avremo tra poco. Ricordiamo, no, più che altro che parliamo di nazionali, parliamo comunque di Serie A, parliamo di un livello di campionato a livello internazionale molto alto, però stiamo parlando di futsal, di società di futsal che non sono, sotto mille luci diverse, società di calcio invece a 11, quindi non hanno ovviamente le stesse casse, le stesse finanze, ma non hanno neanche le stesse strutture. Lo stesso seguito, banalmente. Banalmente lo stesso seguito, certo. E per cui anche fare un turno infrasettimanale, che vuol dire la trasferta, che vuol dire fare in modo di portare il pubblico in qualche modo, eccetera, eccetera, staff... Certamente non è... E quant'altro non è sempre... facilissimo, anzi, il più delle volte per le società di futsal vuol dire dispendio di energie, di risorse. Anche perché non credo che quando lo fa una società di calcio a 11, l'Inter va a giocare in Champions League in Ucraina, prende un volo privato di 3 ore e lo portano a destinazione. Credo a occhio il futsal che si muovono col pullman, capito? Quindi sicuramente non è una situazione comoda, sicuramente. E quindi ci stanno facendo i conti. Ho detto di Colini che si è lamentato di questo, e quindi la situazione è questa. Però a noi ci fa solo che lavora di più, quindi detto alla romana, fa altro che piacere, perché comunque vediamo futsal e vediamo le società anche crescere, però è anche vero che le società, giustamente, se vogliono crescere, vogliono essere su palcoscenici importanti, e il palcoscenico te lo devi costruire. Assolutamente, te lo devi meritare anche tramite queste cose. In qualche modo devi strutturarti. Perché, per reggere botta. Assolutamente, perché poi nel momento in cui c'hai un seguito, sei quasi tu che devi andare dietro al seguito che hai. E il problema che sta avendo il calcio è che tutti vogliono vedere ogni giorno una partita di calcio, e quindi il palinsesto si dilata. Quindi vedi che le squadre giocano il venerdì, giocano il mercoledì, il giovedì, giocano a tutte le ore, tutti i giorni, quando invece prima era domenica alle 3 e c'era il domenica alle 9. Chiaramente, quindi il calcio si è adattato per ovvie ragioni da qualche anno. Il futsal lo sta iniziando a fare con delle giuste difficoltà, perché è indubbio che giocare una volta a settimana, giocarne due, fa tutta la differenza nel mondo. Un'altra domanda, lo aspettiamo, quindi lo stiamo
E le partite che giocano nella Sky Futsal Arena, quel discorso là, come viene gestito? Per esempio, è Sky che si occupa della spostamento, delle squadre, dell'alloggio anche delle squadre stesse, perché in fondo la squadra dice: io questa giornata ce l'avevo prevista in casa, la potevo giocare in casa, vengo a Salso Maggiore Terme, sì, a giocare, perché giustamente c'è Sky, quindi vogliamo dar visibilità, però chissà come viene gestita, sì, certo, gestita sì, domanda lecitissima, che quindi non domanda, stiamo fremendo tecnica che stiamo fremendo per avere il mister, è ancora strada. Sì, dovrebbe essere in arrivo. Io intanto ti do qualche curiosità, perché ormai arrivati dopo 7 partite già si iniziano a vedere qualche curiosità sul campionato. Ti dicevo appunto che la squadra che ha fatto più vittorie di Monte è il Petrarca con 3. I gol negli ultimi 10 minuti, il San Giuseppe e il Petrarca si combattono questo primato. I gol fatti dal San Giuseppe sono 0 nei primi 10 minuti. Quindi loro fanno 14 gol negli ultimi 10, ma ne fanno 0 nei primi 10. Un po' un diesel. Esattamente. Quindi comunque è una cosa molto particolare. Come molto particolare il fatto che il Catania fa esattamente l'opposto. Gol subiti nei primi 10 minuti, 0 dal Catania. Gol subiti negli ultimi 10 minuti dal Catania, 10. Come la Came. Quindi sono queste curiosità particolari che però per gli amanti delle statistiche, delle curiosità sono... Infatti da amante anch'io delle statistiche sono andato subito a vedere la classifica marcatori, che è già cambiata dalla settimana scorsa. E vediamo Alessandro Patias, mm-hmm. sì. Real San Giuseppe. Ah, ben 9 gol, insomma, a sette giornate. 9 gol non sono pochi. Insieme poi a 7 Gabri Pina e Musumeci, che noi abbiamo visto tra l'altro sfidarsi in Ciampino Meta Catania. Gabri Pina che l'abbiamo avuto tra l'altro ai nostri microfoni e ci ha detto comunque di quanto con il mister si trovi bene, che non so, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. E allora eccomi. Grandissimo. Mi dicono no, tanto tranquillo, non ti prendiamo, non verrai ripreso. Ok, eccolo qui. Ecco qui il non verrai ripreso di Niccolò. Era importante vincere oggi questa partita. Era fondamentale vincere questa partita per i prossimi passi che dobbiamo affrontare. Quindi praticamente fondamentale per la nostra annata. Ma come vi state trovando con il mister nuovo, un mister importante, cosa vi dice durante la settimana? Allora, del mister come giocatore c'è poca cosa da dire, è stata troppa esperienza, ha vinto tutto praticamente, impariamo tanto con il mister, è bravo, quindi stiamo andando bene, ci divertiamo insieme, lavoriamo tanto. Che poi tu stai giocando molto bene, stai segnando anche tanti gol, se non sbaglio sei anche tra i capocannonieri del campionato, quindi ti trovi molto bene a giocare con lui. Sì, comunque la squadra è tutta nuova, però comunque piano piano stiamo giocando bene di squadra e stiamo crescendo le partite, sono contento per fare tutti questi gol, speriamo continuiamo così. E questo era il grandissimo... Però devo dire che poi l'inquadratura su Pina era... Di assoluta qualità. Quella su di me, ma non tanto per la qualità della ripresa, quanto per il soggetto preso di spalle, non era granché. Cioè, Niccolò mi guarda con faccia sconsolata. E... Mi dice il mister mi sto sbrigando, quindi io rispondo... Se mi devi scrivere tranquillo, non c'è problema, vi dico in diretta ciò che scriviamo al mister, mister Giampaolo. È Pigna. Pigna o è Pina? Io credo sia Gabriel Pina. Pina. Ah, ok. Credo di sì. Perché portoghese è... Credo brasiliano. Ma se non sbaglio dovrebbe essere Pina. Già che ci siamo, visto che stiamo aspettando il mister, per me possiamo anche andare a sentire il mister del Lido di Ostia, che abbiamo sempre avuto nella stessa occasione dopo che... Eccolo qui. Non è il lanciatore
non è il lanciatore di bottiglietta, quantomeno non quello punito per il lancio della bottiglietta. Ah, okay. Non lo so, cioè non lo sappiamo come. No, non volevo tirare, non volevo. No, dopo aver trovato il gol del vantaggio per portare a casa almeno come minimo un punto. Ma tanto, ci avevamo creduto tanto perché forse lo meritavamo pure. Non perché noi avessimo dominato la partita, perché la partita è stata combattuta da ambe le parti. Forse il pareggio era il risultato più giusto, però col risultato di che era 3-2, quando è uscito col portiere, noi abbiamo una occasione 2 contro 0, 2 contro il portiere, che non era neanche il portiere. Abbiamo preso il palo con David e quindi potevamo lì chiudere la partita, invece abbiamo fatto un errore col portiere in movimento e quando ti trovi davanti gente come Will non ti perdono. Cosa vi sta mancando in questa fase rispetto anche all'anno scorso? Sembra una banalità perché poi la prestazione c'è, forse manca solo qualche risultato in più. Ma io continuo a dire sempre la stessa cosa, la prestazione i ragazzi la fanno anche abbastanza bene, ma ci facciamo male da soli, perché anche oggi prendiamo l'1-0 a palla nostra, prendiamo il 2-1 a palla nostra. Noi prendiamo i gol così quando abbiamo la palla, ci sta mancando quello, ci sta mancando che sbagliamo forse troppo sotto porta e quindi poi a questo livello se sbagli troppo non raccogli nulla. Avete creduto? Quindi il Lido di Ostia sicuramente che non, lo vedi anche dagli occhi, non tanto dalle parole, dalla... Sì, lo vedo anche da come era... Dalla gestualità, agitato. Sì. Ma è un po' così la stagione del Lido di Ostia, perché poi siamo qui a raccontare che se non sbaglio hanno un punto in classifica o giù di lì, quindi uno va a pensare che comunque sia una squadra non all'altezza della categoria eccetera, mentre invece le prestazioni ci sono, perché anche il 4-3 con il Ciampino dimostra, Ciampino che tutti elogiano per il campionato che sta facendo, perché nessuno se lo sarebbe aspettato o quantomeno non comunque sta giocando bene per quelle che sono le sue potenzialità da neopromossa. E il Lido di Ostia fa una buona partita, perché poi va anche in vantaggio in rimonta, però poi alla fine la perde, come è capitato spesso quest'anno, quindi forse c'è un problema. Non c'è del vero in quello che dice l'allenatore, ovvero siamo noi che ci perdiamo in un bicchiere d'acqua. Assolutamente, poi assolutamente. A perderci. Perché poi la prima cosa che si deve fare, giustamente, è autocritica. Quindi, senza dubbio, l'autocritica va benissimo. Questa è la solita volta che muoio una volta live devo morire. Dobbiamo parlare troppo. Anche, potrebbe essere. E quindi sicuramente un po' sconsolati tifosi, allenatore, giocatori, perché secondo me questa volta, infatti glielo ho anche chiesto, secondo me ci avevano creduto di tornare a casa, non dico con la vittoria, anche se ti ho detto era un vantaggio, quantomeno con un punto in tasca che sarebbe stato oro nella situazione in cui è il Lido di Ostia, mentre invece tornare a casa un'altra volta a mani vuote è un po' deludente, ti ripeto, lo vedi anche dal volto semplicemente. Sì, si vedeva dagli occhi. Dagli occhi, esatto, dagli esatto. Occhi, la delusione e l'amarezza, poi al di là dell'importanza, del valore della partita per i tifosi, per i giocatori anche, però... No, sì, ma credo sarebbe stato qualsiasi partita, se fosse andata in questo modo, sicuramente la delusione sarebbe stata uguale, poi in un derby a maggior ragione, però... Più che altro ti saresti potuto esaltare di più, ecco, secondo me, piuttosto che abbatterti maggiormente, visto che magari già sei un po' abbattuto, un po' giù di morale, perché i risultati non arrivano, una vittoria del derby ti avrebbe fatto fare quello scatto mentale che magari una vittoria normale non ti avrebbe fatto fare, o comunque non in quel modo, mentre invece torno a casa appunto con l'ennesima sconfitta e speriamo comunque, perché noi... Lo diciamo sempre, sì, seguiamo il Ciampino da vicino per ovvi motivi di vicinanza e di territorio,
ma noi non facciamo il tifo per nessuno fondamentalmente, siamo ovviamente più legati a loro, ma non siamo una TV, una no, futsal arena di Ciampino. Esatto. No, beh, comunque poi siamo la nostra redazione ha sede a Roma, questo non l'abbiamo mai nascosto, non abbiamo mai voluto. Credo si senta anche un po' dal tanto si sente, e quindi comunque un occhio di riguardo per le squadre romane lo teniamo. Abbiamo avuto ospite l'allenatore dell'Under 19 dell'Olympus, quindi a maggior ragione quello che dicevo prima. Anche all'Ostia abbiamo intervistato l'allenatore. Spero presto a giro avremo, speriamo di avere tutti, diciamo, dai, almeno abbiamo, come speriamo a questo punto di avere Mr. Giampaolo che si presenti. Where is Mr. Giampaolo, Nick? I don't know. Beh, c'era... lo dovrei dire io e tu hai ragionissimo, ma io rispondo tranquillo, non c'è problema, lì siamo rimasti, lì andiamo, no, tranquillo, non c'è problema, noi andiamo avanti, non c'è diretta, noi possiamo stare, no? Qui allora, io visto che ce l'ho davanti a questo punto possiamo anche dare un attimo un'altra notizia. Abbiamo una notizia internazionale un po' da dare, perché ne abbiamo parlato di Riccardinho anche qui più di una volta, ne avevamo parlato anche in occasione del mondiale conclusosi a settembre. Ecco che secondo me possiamo anche provare ad avventurarci con i sottotitoli di YouTube, così che tanto sicuramente magari c'è cacca pupù al posto di ciao, però poi un'idea di quello che sta dicendo. Ah, esatto, ce li dà direttamente. Ah, in portoghese ce li dà, giusto, perché uno chiede traduzione automatica. Ah, no, ok, ci possiamo arrivare. Riccardinho, che vedi, allora, noi parliamo di futsal e sembriamo dei matti e magari sembriamo appunto dei matti a parlare di futsal e dici non interessa a nessuno, interessa a pochi. Questa invece è la conferenza stampa di addio di Riccardinho alla nazionale portoghese, e questo ti fa capire quanto invece all'estero sia uno sport riconosciuto, uno sport importante. I sottotitoli fanno abbastanza ridere. Ti ho detto Abkhazu. Esatto, ti ho detto troppa sono montagna. Solo messaggi che tappa montagna. Ho detto queste parole dure. Esatto. L'abbiamo tolto. Io ho detto che avremmo dovuto avere un KKVV al posto di ciao, e così è stato. Però vedi, questo fa capire comunque quanto ci si tenga, perché Omagico è il suo soprannome. Lui insieme tanto di cartellino col prezzo secondo me anche. Se no ancora più pecionata l'hanno grattato via. Hanno tenuto tutti e hanno grattato via il prezzo. E quindi questo ti dico, Riccardinho sicuramente non lo faranno per tutti, forse non lo faranno per nessun altro un qualcosa del genere, però insieme a quello che è stato Falcao per il Brasile, Riccardinho è forse insieme a lui il migliore giocatore della storia del futsal. Sì, esatto, cioè facciamo un paragone rapido, questo è l'addio di Messi all'Argentina, all'Argentina, o di Cristiano Ronaldo al Portogallo, esatto. Visto che stiamo parlando proprio di Portogallo, però ovviamente è alto, credo 1,60 e qualcosa, è anche mancino se non sbaglio, quindi mi è venuto il paragone con Messi piuttosto che con Cristiano. Lui è James Harden del calcio 5, ma assomiglia molto a James Harden. E quindi appunto una conferenza stampa solo per lui. Questa è la Seleção portoghese di calcio a 5. Di calcio a 4? No, di calcio a 5, però non c'è niente, non so nemmeno contare. E che poi Giorginio ormai si è ritirato. Esatto, quindi... che poi tra l'altro lascia da campione d'Europa, Riccardinho, sì, lascia da campione d'Europa, quindi... Quale miglior modo mi vorrebbe da dire, anche se è uno di quei giocatori che tutti gli amanti vorrebbero non vedere smettere mai. È come campione del mondo, scusami, ho detto una cavolata io, non da campione d'Europa, ma se non sbaglio ha vinto anche l'Europeo, ma a quello che ha dato veramente se ci sta seguendo qualcuno per la prima volta e vuole capire
che razza di robe fanno nel futsal. Andatevi a vedere un video delle skill, come si dice in inglese, di Ricardinho, perché veramente rimarrete... Abbiamo anche noi il video di... No, alla fine non l'avevamo pubblicato quel video. Ma è veramente qualcosa di assurdo, perché delle giocate inimmaginabili, anche non solo impraticabili, proprio neanche a pensarle, quelle giocate lì. Un altro giocatore, a parte che adesso nel campionato italiano, da quest'anno soprattutto, non sono pochi i nomi importanti dici, sì, assolutamente, di Chievo, a cui far riferimento, insomma, se si vuole andare ad approfondire proprio lato tecnico, lato di gioco giocato il futsal. Però qua stiamo parlando proprio, no, del migliore in assoluto, non... Nessuno si indignerà, nessun, anche calciatore di futsal si indignerà se diciamo che Ricardinho è stato, però, è stato il migliore nel club, credo assolutamente, perché almeno a me la notizia è arrivato ritiro dalla nazionale portoghese, non ritiro dal futsal, quindi immagino che quantomeno finisca questa stagione, poi non so per gli anni successivi, però può essere paragonato un po' a Roma, a quello che è stato l'addio un po' di Totti, questi giocatori qui che ormai erano andati, sai, quelle persone. Io ho scritto un pezzo per voi tanto tempo fa su Ronaldo il Fenomeno, e lui è una di quelle persone, come avevo fatto il paragone con Ronaldo il Fenomeno, che era diventato quasi più grande dello sport che praticava. Capito? Quel è quel genere di atleta lì. Ormai quasi la gente non interessava di futsal, non sa nemmeno dove gioca Ricardinho. Però erano tifosi di Ricardinho, si vedevano le partite di Ricardinho, perché sapevi che andavi lì e faceva qualcosa per cui tu veramente rimanevi a bocca aperta. E questi sono giocatori che vanno preservati, giocatori che speriamo di trovare di ritrovare in altri giocatori, appunto, che ci sia ricambio. Gli atleti, quei giocatori che escono fuori. Esatto, quello che sono Michael Jordan per il basket, ripeto, Ronaldo il Fenomeno per quanto mi riguarda. Game-changer. Esatto, esatto. Una volta li chiamavamo fenomeni. Esatto. Ma di fenomeni ce ne sono tanti, di atleti che diventano più forti dello sport praticato è difficile trovarne, perché era veramente, cioè, era quasi più seguito Ricardinho che il futsal generale, capito? È questo quello che ti voglio dire. Era Ronaldo, non è? Il fenomeno che è stato Ronaldo per il calcio era qualcosa che nessuno aveva mai visto, pure che nonna Santina, che è mia nonna, stava davanti alla TV e si vedeva la partita dell'Inter di Ronaldo. Perché? Perché era qualcosa di una forza della natura, e lì davanti a un qualcosa che il tuo, vediamo il mister correre incredibilmente. Ah, attenzione. Abbiamo dei... Non abbiamo l'audio però, quindi... Segnali positivi da mister Giampaolo. Nel frattempo, ovviamente, lato tecnico... In via di definizione. Il nostro generale Nicolò Masini, che abbiamo più volte citato oggi, senza però il giusto merito. Ma... Buongiorno, buonasera. Ecco, allora, adesso... Ti stavo dicendo, ma non è che dovremmo avere le cuffiette noi? E prontamente arrivano. Vediamo un po' se è destra o sinistra, non si capisce mai. Destra. Buonasera. Eccoci, mister. Buonasera, mister. Buonasera, scusate che sto in un campo e no, sono ma... velocissimo. Anzi, la località, la location, esatto, la location migliore. Meglio di un campo che location. Sì. Abbiamo finito di lavorare adesso in previsione della partita di Reggio Calabria, quindi insomma ci stiamo preparando. Come ve la vivete un po' lì? Vedo un po' un sorriso sotto i baffi di questo periodo, ma da quelle parti. Ma dai, in questo momento è giusto sorridere, perché sta andando tutto molto bene, i ragazzi stanno riscuotendo un bel successo, io sto facendo delle buone analisi, quindi sono contento del risultato, ma non solo, sono contento della prestazione, sono contento del fatto che si riesce a lavorare tutte le settimane con una bella serenità, e di conseguenza
non avere il sorriso parlando del mio momento sportivo sarebbe banale e ridicolo, no? Poi ce ne ho tanti di motivi nella vita per non sorridere. No, speriamo che ce ne siano sempre che non meno c'ho allora. E quindi lì non sorrido. Arriveremo anche a quello, mister. Noi ce lo auguriamo. Però dicevamo, 7 vittorie su 7 sono un risultato, sono qualcosa che sì, non fa sì, solo onestamente, sperare, insomma. Onestamente sono una cosa bella, sono una grande soddisfazione, sono la risultante di un periodo di lavoro molto intenso. Sono niente, quei momenti che uno deve godersi a pieno, senza stare a ragionare più di tanto, e sapendo che ogni momento è pronto, no, per magari fare un risultato negativo, perché viviamo un campionato e un equilibrio che fa spavento quest'anno in Serie A. Quindi noi adesso ci godiamo il momento, noi adesso abbiamo fatto una striscia incredibile, forse 3 o 4 squadre nella storia del calcio a 5 in Serie A hanno fatto una partenza così. Ricordo l'Acquestapone lo scorso anno, una Luparense nei primi anni dei vecchi anni, una Roma del 2004-2005, insomma. Poi mi sono andato anche a divertire, no, un po' a vedere la concorrenza, sì, anche perché c'ero io in quella Roma del 2004-2005. Allora non sei andato a cercarla, la te lo ricordavi? No, sono andato a cercare perché non mi ricordavo la seconda gara. Ah, ok. Ok, io mister però... E c'avevo Parrelle lì, quindi, che era un ragazzino, adesso c'ha 52 anni. No, scherzo, ce n'ha 37. Io mister ti parto da un po' più lontano però, per poi arrivare a quello che sta succedendo quest'anno. E ti chiedo, sì, perché nel 2017 proprio il Petrarca, cosa ci avevi visto in questa società, cosa ti avevano detto, qual era il loro progetto proprio della società e come si costruisce un ciclo che ormai sono diversi anni? Sì, io è il quinto anno che sono qui al Petrarca, la quinta stagione consecutiva ed è la prima volta che sto 5 anni in una società. Ero stato per trienni in più posti, ero stato un triennio a Palestrina portandola in Serie A2, ero stato a Sette Camini prendendola in C2 e portandola in Serie B nazionale, ho preso il Latina e l'ho portato in Serie A, insomma ho fatto dei cicli importanti. Mi ritengo un allenatore fortunato perché ho vinto 9 campionati, ho vinto 3 Coppa Italia, quindi mi sento... Possiamo dire noi anche bravo, sì, oltre che fortunato, no, perché... No, no, grazie, mi fa piacere, però devo, insomma, è la scelta che mi fa bravo, nel senso che vedo lungo nelle società. Qualche volta mi è capitato di prendere delle cantonate importanti, mi è capitato di scegliere magari società che poi alla fine mi raccontavano di un progetto che poi non si è rilevato tale, ma chi se ne importa, è andata così. Questa del Petrarca mi ha affascinato, la figura del presidente aveva delle idee nette, delle idee chiare. Faccio un esempio, il Petrarca calcia 5 ha 25 punti scuola tra Padova e provincia e nel 2019 abbiamo toccato 1000 bambini scuola calcio. E questa forse è la cosa che ci fa più piacere. Scuola calcio, nel calcio a 5 capisci da solo che ti do del tuo, siete più assolutamente giovani, assolutamente. Capisci da solo che insomma ha un futuro oltre che un presente e un passato, perché io credo che numeri così nel calcio siano difficili, figuriamoci nel futsal dove insomma fare delle scuole calcio, no, potrebbe essere la base, ma non è proprio facile da realizzare. E insomma, quando sono stato a Padova, ospite del presidente, dove mi ha illustrato un po' tutto quello che voleva fare, devo dire è stato molto credibile. E poi i risultati hanno dato ragione, perché qualche volta vengono e qualche volta non vengono. Certo, poi la palla è rotonda, come si dice. La Serie B subito, abbiamo vinto subito la Serie B, abbiamo vinto la Coppa Italia immediatamente nazionale e quindi è stata una cavalcata importante. Da lì abbiamo deciso di ricambiare tutta quanta la squadra per fare una 2 altamente competitiva con un gruppo completamente differente e ci ha premiato perché abbiamo vinto subito anche la 2 e di conseguenza siamo volati in A nel primo giro brevissimo. Questa è stata
stata una gran soddisfazione. Da lì è nato un rapporto con il presidente molto, molto chiaro, molto onesto e soprattutto molto basato sulla fiducia reciproca. Quindi io non... come può essere altrimenti dopo i risultati, ovviamente, sì, poi è i risultati anche che danno fiducia. Purtroppo nel calcio è anche così, perché dico, poi uno dà fiducia, se poi i risultati non arrivano la fiducia viene meno. È vero. Io credo che conquistarsi la fiducia delle persone, la stima delle persone, sia oggi diventato il mio vero obiettivo di leadership, no? Prima pensavo che essere un leader significasse condurre qualche cosa, no? Dalla traduzione dall'inglese del verbo to lead, ma io invece oggi credo che sia appunto conquistarsi la stima della gente, delle persone, del gruppo di lavoro che ti aiuta tutti i giorni, no? Perché io lo faccio di mestiere, sono una persona fortunata, ma ci sono dei collaboratori miei che mi aiutano e magari tolgono del tempo a famiglia, a lavoro, insomma... Sono i veri, no, responsabili a volte di un risultato eccezionale come quello che sta facendo il Petrarca per il momento. È chiaro che, ripeto, riallacciandomi alle 7 vittorie, noi adesso siamo lì e ci stiamo divertendo, ma non importa, voliamo, ma al tempo stesso ci abbiamo i piedi ben saldi a terra. Come si dice durante le partite, chi ha giocato a calcio, fai un gol, ne fai due, ti dico, è sempre 0-0. Quindi voi 7 su 7, sì, ma è sempre 0 vittorie, sicuramente. Sì. Non la conoscevo. No, a noi, a me sempre, quando facevi i gol dicevo, è 0-0, è 0-0, perché sennò poi magari ti adagiavi sugli allori. Guarda, ti racconto questa cosa qui, non so se così è solo per chiacchierare. Io invece non la penso così, nel senso che se io vado negli spogliatoi e sto 3-0 e gli dico stiamo 0-0, mi guardano come di mister, là che hanno fatto a parte qua. Io devo tener conto invece di quello che è la prestazione, certo, che è stata fino a quel momento. Io credo che il nostro compito, quello dell'allenatore, quello che fa meno danni, diciamo, è il miglior allenatore del mondo, è quello che fa meno danni. Credo che sia analizzare con onestà le prestazioni al di là dei risultati. I risultati io tendo sempre a lasciarli a voi, al vostro mestiere, al vostro modo di giudicare, che ci sta, fa parte del contesto calcio. Però fondamentalmente io reputo la prestazione la cosa più importante. Facciamo un esempio. Io sabato la nostra squadra ha vinto all'ultimo secondo una partita dominata però per 40 minuti, comunque giocata bene per 40 minuti. Il risultato di 2-2 è condizionato da due errori importanti che ha fatto la mia squadra, su cui credo abbiamo lavorato in questa settimana per cercare di migliorarne i dettagli. Però ci troviamo 2-2 e vinciamo all'ultimo secondo. Il risultato di 3-2 al giornale, al giornalista, è quello che fa fare l'articolo di grande il gol all'ultimo secondo, soprattutto. Esatto, la mia grande prestazione era a prescindere dal risultato. Avessimo pareggiato, io avrei analizzato la partita esattamente alla stessa maniera, perché è mio compito quello di vedere come stanno reagendo, cioè come si vince e come si perde, non se vinciamo o se perdiamo. Se vinciamo e se perdiamo lo lascio appunto al giornale, no? Però io, ok, faccio il mio mestiere, come hai detto te, e ti do dei dati, correggimi se sbaglio, perché poi non siamo macchine nemmeno noi. Voi avete fatto 4 volte su 7 partite, e rubo una frase ad Allegri, vittorie di corto muso, cioè nel senso di un solo gol, di cui 3 l'avete fatta in rimonta. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire questo? È la squadra che ha esperienza e che ha cazzimma, come si dice? È il tuo modo di allenare? La tigna. cosa c'è dietro? Perché ok, un risultato, allora, tu hai fatto l'esempio dell'ultima. Se dicessi che è il mio modo di allenare, oppure che la squadra segue le direttive del allenatore perché il carattere di Giampaolo è quello che all'ultimo secondo... No? Tutte queste cose un po' così montate ad hoc... Però poi mi riallaccio a 3 mesi fa, quando abbiamo perso i playoff all'ultimo secondo con un gol di tacco di Sergio Romano che porta l'Eboli in semifinale, no? Quindi tutto sto carattere mio quel giorno non c'è stato. E allora... Dipende sempre dai risultati, si torna sempre lì. Esattamente, quindi credo che sia più frutto del fatto che noi lavoriamo con grande intensità durante la settimana e i ragazzi che scendono in campo credo siano abbastanza preparati fisicamente, oltre che tecnicamente e tatticamente, mi auguro che lo sia. E sono sicuro che vogliono la ricerca del risultato sempre. Questo a volte viene e a volte non viene. È un dato che stiamo vincendo
agli ultimi momenti della gara. È successo che abbiamo anche raddoppiato all'ultimo secondo all'Olympus, nonostante stavamo vincendo 1-0, quindi abbiamo, diciamo, arrotondato un po' il risultato. È successo con la Fel di Eboli in maniera però del tutto rocambolesca, quindi è vero l'ultimo secondo, ma sono situazioni completamente differenti in tutti e tre i casi. Certo, certamente. Adesso ti faccio personalmente una riflessione che ho fatto io, come detto te prima, da giornalista, quindi da esterno che non vive con voi la settimana. E io vedo la classifica dello scorso campionato, della fine dello scorso campionato, e vedo il Pesaro primo in classifica, poi Acqua e Sapone, Came e voi quarti. Quest'anno mi ritrovo con una Came in difficoltà perché ha perso giocatori, perché Ciapa è infortunato e tutto quello che ci può essere dietro. Un Acqua e Sapone che si è rinnovato, tutta la società, quindi ci poteva stare una fase di assestamento. Un Pesaro che aveva giocatori fuori per il mondiale, aveva la Champions League, eccetera, e che quindi, come stiamo vedendo, non sta facendo male, per carità, ma non sta rendendo come magari ci si poteva aspettare anche dalla rosa. Quindi tu, in cuor tuo, anche se non l'hai mai detto, non l'hai neanche detto allo specchio, nemmeno con te stesso, ma hai pensato, hai detto, però io l'anno prossimo me ne posso giocare le mie carte, perché se tutti gli astri mi si allineano, io ero quarto, è un attimo che sto lì. Non so se segui il mio discorso, perché anche vedendo i numeri, no, tra gol fatti e gol subiti, eri lì con il Pesaro e quelle che ti stavano davanti. Allora, lo scorso anno noi abbiamo fatto una stagione importante, grande, però la differenza col Pesaro era netta. Non era netta con le altre che hai citato. Faccio un esempio: con l'Acqua e Sapone noi lo scorso anno abbiamo fatto 4 punti, e con, non mi ricordo, la Came abbiamo fatto 2 sconfitte di un gol, di cui la prima sul calcio d'angolo agli ultimi secondi. Quindi in linea di massima c'era un equilibrio spaventoso lo scorso anno tra tutte le squadre, Pesaro a parte, che infatti ha dominato in tutte e due le competizioni. Quest'anno io credo che sia la stessa cosa, ci sia un grandissimo equilibrio di tutte le squadre, con la differenza che il Pesaro, avendo una serie di impegni internazionali significativi, ha iniziato un pochino più piano, ma questo non pregiudica quello che sarà il vero campionato della squadra di Fulvio, perché certamente è una corazzata incredibile, ha dei campioni ed è sicuramente la squadra da battere. È chiaro che oggi noi siamo a 21 e siamo tutti lì a gongolare di questa cosa. Gli ero sicchiato un punto a partita, però. Sì, io faccio 24. Quest'anno è la 24esima stagione che alleno una squadra, una prima squadra, non bambini, una prima squadra. 24 volte che comincio all'inizio dell'anno un campionato, 24 preparazioni atletiche, 24 volte che entro negli spogliatoi per 1000 partite circa a dire, motivare, eccetera. Quindi credo di avere qualche capello bianco, nonostante ho solo 48 anni, però in 24 anni ne ho viste un po'. Ho allenato giocatori di tutte le nazionalità, dai campioni a giocatori meno bravi, quindi credo di avere un'esperienza significativa di questo sport, e quindi non mi illudo di niente. So benissimo il valore del Pesaro e so benissimo il valore dell'Olympus, del Napoli e del Pescara. Perché ci stiamo dimenticando Olympus, Napoli e Pescara, che sono immense le squadre. No, assolutamente. Il mio era solo una lettura, una semplice lettura della classifica dell'anno scorso, messa a paragone con quello che è successo, che sta succedendo quest'anno. Quindi assolutamente, come detto te, è chiaro che il Pesaro è la squadra da battere. Non... Al Pesaro, Olympus e Napoli. Sì, Pesaro, Olympus e Napoli e il Pescara. L'Olympus e il Napoli sono squadroni esagerati. Sì, cioè, sì, non, sì, sì. Non è, cioè, non passano così perché hanno iniziato un pochino in sordina, ma sono delle squadre. No, guarda, io l'anno scorso ho seguito l'Olympus in A2, quindi il Pescara, che sembra una squadra, no, dice, ma il Pescara ha un telaio centrale fatto da Mammarella, Ferreira, cioè assolutamente un'ossatura forse tra le più forti in Europa, quindi e sono quelli dell'Acqua e Sapone alla fine, bene o male. L'ossatura è quella, sì, è rimasta, sì, quella. Sì, l'ossatura centrale è un'ossatura importante, cioè Mammarella è il portiere tra i più forti al mondo ancora oggi. Cioè, ci sono delle cose su cui la gente dimentica di valutare.
però è giusto perché è frutto di una classifica del momento, ci sta, fa parte del lavoro. Però noi che facciamo questo mestiere dobbiamo tener conto dei reali dati che mi danno settimana tutte le partite. Tu hai... è andato dritto il mister anche... No, è onesto, guarda, anche, onesto anche nelle sue analisi, e questo ci fa assolutamente piacere. Onesto lo sono. meno male. Non è facile trovarne. Qualcuno tuo antipatico, non importa. Onesto e dignoso, poi comunque, tornando sempre alla tigna del Petrarca, perché non solo lo dimostra in campo, però ce lo dice, insomma, 24 anni. Sono buonissimo, sono pezzo di panni. Immaginiamo, poi andremo, un giorno vorremmo essere negli spogliatoi a verificare. Non ci farà mai entrare, chiaro, mai. Però è sacro. Invece è molto bello. Sarebbe molto bello se si potesse dare lo spazio a far vivere, no, a livello di media in generale, le vicissitudini interne di uno spogliatoio. Sarebbe molto più gradevole anche per far capire certi tipi di ragionamenti. No? Non vedere quel momento come tristezza, come serietà. Cioè a me se mi parli di tristezza... è meglio che attacco, perché certo. La vita è una cosa talmente bella, per fortuna. Poi insomma, quindi per me, ecco, vincere e perdere è chiaramente il momento chiave della settimana, ma di certo non mi faccio rovinare la vita da queste cose qui. Io dico sempre che siccome è il mio lavoro ed è solo il mio lavoro, forse mi viene meglio degli altri. Giusto, sto dicendo, lanciamo un All or Nothing. Non so se conosci la serie TV su Amazon Prime, che fa vedere il dietro le quinte del Manchester City, del Tottenham. Lanciamo un All or Nothing del futsal, e sarai il primo. Avete tempo di guardare Amazon Prime? Guarda, io da buon ragazzo del 2000, il tempo per guardarmi le serie TV ce l'ho sempre. Tre figli di 20 anni, sai quando... hanno l'età mia, quindi posso capirti quanto sono difficili da tenere. Posso capirti benissimo. Però è più o meno quello che stiamo cercando di fare con assolutamente Ciampino. E a questo punto, la prossima volta che ci si trova, sicuramente ci... a Padova stiamo nominando tutte squadre diciamo dal blasone. Però tu adesso hai nominato il Ciampino è una squadra forte. Il Ciampino è una squadra che ha Wilde, cioè Wilde è un campione esagerato, non è un giocatore normale. Quindi andare a Ciampino significa lasciare i punti a volte. Cioè non è per l'opinione pubblica andare in una squadra che ha, che so, a metà dei punti tuoi è una partita semplice, ma non ti rendi conto che giocare contro Wilde è sempre difficile. Cioè è questo quello su cui io voglio battere. Cioè è un campionato forse il più bello anche da commentare. Assolutamente, guarda, noi viviamo il Ciampino da vicino, perché per vicinanza anche andiamo lì al palazzetto a vederci le partite. Realtà. Sì, devo dire, è un'ottima squadra, quindi ci rivedremo sicuramente quando verrete a Ciampino. E lo stavo vedendo, era metà via Mura dei Francesi. Esattamente, via Mura dei Francesi. Quante volte lo sto inserendo nel navigatore? Sono stato un anno lì nel 2004. Assolutamente. E io, visto che hai citato Mario Tomaini, visto che hai citato, sì, hai citato Colini prima, l'allenatore del Pesaro, sicuramente non lo dico io, ma lo dice lui, è un po' preoccupato, soprattutto nelle settimane precedenti, per la scarsa possibilità anche di allenare la sua squadra. Loro ovviamente sono la squadra più impegnata di tutta la Serie A, non c'è dubbio, tra il Mondiale, quindi si è lamentato di non aver fatto preparazione, della Champions League in mezzo alla settimana, eccetera. Però come la state vivendo voi questo anno, che vedi appunto questo turno infrasettimanale che prende tutte le settimane, quindi un qualcosa a cui magari non eravate abituati? Come è cambiato il tuo lavoro? Ma noi abbiamo giocato 5 gare in 14 giorni, no? Ed è chiaramente un tour de force importante, anche in virtù delle trasferte, perché uno può pensare che la partita sia l'aspetto più faticoso, ma in realtà io faccio un esempio: domani mattina alle 8, infatti fra poco ve lascio, parto e mi faccio 14 ore di pullman per andare in Calabria. Cioè non è
la fatica, tra virgolette, no, è legata a tanti stress, sia fisici che psicologici. Non è soltanto il gioco, perché poi il gioco, appunto, proprio che si chiama gioco, per i ragazzi, no, è piacevole. Riuscire a mettere in mezzo degli allenamenti tra una gara e l'altra infrasettimanale è più complesso, spesso si analizza e basta, non si mettono assolutamente carichi, non si fa nessun tipo di... Ci si allena giocando, come dicono sempre. Di valutare le prestazioni in maniera un pochino più dettagliata, ma quasi da fermo. Quindi quello che dice Mister Polini è giusto, cioè non poter allenare la squadra un pochino condiziona, ma la cosa però che dobbiamo tener conto tutti è che per tutti è uguale. Quindi non, certo, è che io mi riposo e tu no, io gioco ogni 20 giorni e tu tutti i giorni, non è così. Siamo tutti uguali, partiamo tutti uguali, anzi, io purtroppo ho una rosa forte, fortissima, ma con dei numeri abbastanza ridotti. I miei giocatori hanno un ampio minutaggio rispetto a quello che vedo nelle statistiche delle altre squadre, e quindi magari potevamo soffrire un po' di più le partite ravvicinate. Per fortuna questo non è successo, e anche, ripeto, senza aver avuto nessun tipo di fortunato, solo una squalifica di Kakà la seconda giornata. Quindi fondamentalmente abbiamo potuto disporre dell'intera rosa per tutte e cinque le gare ravvicinate, e poi cinque vittorie, quindi siamo strafelici. Però insomma, potevamo essere noi in fatica rispetto ad altre, certo, squadre che magari puntano su 10-11 elementi di rosa. Io ne ho 7 stranieri e un italiano formato in Italia molto importante, quindi insomma quelli giocano e fanno un ampio minutaggio. Io ho dei giocatori che giocano 36-37 minuti, che nel futsal moderno in Serie A è impensabile, ma è impensabile per gli altri, per me va bene. guarda, fino a che i risultati ti danno ragione. Credo che se un giocatore è forte, gioca. Il ragionamento così non fa una piega, come si dice. Però parlando di, appunto, carichi della nazionale, impegni della nazionale, che dovrebbe averne... Sì, adesso c'è un raduno. A breve sono uscite anche delle convocazioni. Sì. Sì, le hai viste, vero? Certo, le ho viste, e faccio sempre un grandissimo in bocca al lupo al CT Marzia Bellarte, come lo gli facevo a mister Alessio, mio amico da 30 anni, eravamo ragazzini che lavoravamo insieme nei centri estivi del Torrino di Pomposello, quindi figurati, stiamo parlando del 93, del 94, quindi voi neanche eravate nati, e quindi immaginatevi quanti anni sono. Non troppi. Io no, lui non era nato, io da mo. Vabbè, però stiamo là. E quindi io, Alessio, altri, Angelini Marco, non so chi, Venditti, non so se lo conoscete, che rimane, è un allenatore anche lui. Insomma, eravamo tutti questi ragazzini che facevano i centri estivi, e ci piaceva questa idea di allenare, solo che loro erano anche bravi giocatori, io invece ero una mezza schiappa, e quindi non andavo da nessuna parte. Ma al di là di questo, faccio gli auguri a Max Bellarte sempre, tutte le partite, perché CT molto preparato, una persona seria, è una persona, come li facevo anche ad Alessio, che, ripeto, oltre ad essere un mio amico, è un grande allenatore, quindi sono sicuro che la nazionale farà quello che deve fare. Ho visto le computazioni, ci sono tanti giocatori molto bravi, alcuni molto interessanti, quindi devo dire che le scelte del CT saranno sempre molto ponderate. Non c'è nessuno dei nostri giocatori... Però diglielo di portarne uno dei vostri. Ma no, io non per natura non raccomando mai nessuno. No, io, ma sì, era una battuta. Ma sia in maniera scherzosa che in maniera seria, nel senso che è giusto che ogni allenatore faccia le proprie valutazioni, le proprie scelte. È chiaro che a tutti noi piacerebbe vedere quel giocatore lì, quell'altro, perché lo vediamo tutti i giorni, ma poi in campo ci deve andare lui, le scelte le deve fare lui, i risultati le deve fare lui, e quindi lui si prende le sue responsabilità convocando chi per lui è più opportuno al suo progetto tecnico. Quindi da fuori, no, farei l'errore di dire perché non ha convocato un mio giocatore, certo, quando è forte. Però quando a me mi dicono perché non fai giocare quello, io rispondo: la settimana la vedo io, le scelte le faccio io, e soprattutto la faccia è la mia quando perdo. E la stessa cosa vale per il CT, quindi è giusto che lui abbia fatto tutta una serie di valutazioni, come farà sicuramente, perché è un,
è un professionista esemplare, quindi è giusto così. Mister, io ti faccio l'ultima personalmente, perché visto che ti aspettano 14 ore di pullman, come hai detto, non vogliamo essere noi la causa poi di un eventuale stress per te. Quindi ti chiedo, tu comunque ci hai detto, sono 24 anni che alleni, quindi l'hai vissute, come si dice a Roma, di cotte e di crude. Hai visto di tutto, possiamo dire. Ma nell'ultimo anno soprattutto, come sta cambiando? Cosa sta intorno a voi nel futsal, l'arrivo di Sky? Tu hai vissuto anche quando magari c'era l'Uparense con Acqua e Sapone, che Fox Sport faceva le finali playoff, però era un qualcosa che finiva solo lì. Quest'anno invece c'è stato uno step maggiore. Cosa vedi? Come è cambiato? Guarda, com'è cambiato? Purtroppo io sono stato antesignano anche di tante situazioni di sviluppo del calcio a 5 insieme a colleghi molto bravi come Davide Calabria. Abbiamo fatto delle cose insieme quando scrivevamo sui giornali locali, poi abbiamo cominciato con delle situazioni, abbiamo fatto da pionieri per tante cose, no? C'erano già i bravi allenatori all'epoca, i Maurizi, i Ronconi, insomma quelli, i Fulvio, che all'epoca già era un grande nome, insomma tutto il lavoro che abbiamo visto in questi anni non è quest'anno migliorato. Io sono sincero, passare dalla Rai a Sky non so, e non è mio compito giudicare, e non so quanto possa essere stato vantaggioso, se non per la divisione, non so quanto possa essere stato vantaggioso per le società. Questo andrebbe visto con i numeri e visto con i reali effettivi valori. Mi spiego meglio: bisogna aiutare le società nel fatturato, bisogna aiutare le società a reperire sponsorizzazioni per alzare il livello qualitativo del campionato. Questi interventi hanno portato alle società migliorie economiche? Questa domanda ce la facciamo, perché se diciamo guadagno solo io, non lo so quanto può essere vantaggioso, però ripeto, non lo so, in quanto non mi occupo di questo, io mi occupo solo dell'aspetto tecnico, e quindi queste valutazioni le lascio fare a chi di dovere. Noi personalmente fino a oggi non siamo mai andati su Sky, non siamo mai stati, una nostra partita non è mai andata a Salso Maggiore, e quindi non posso giudicare il prodotto Sky da dentro, perché io non l'ho potuto vedere ancora. Quindi, nonostante siamo alla ottava giornata, la prossima, primi in classifica con 7 gare, ma io il prodotto dall'interno non lo conosco, e quindi non mi posso permettere di dare valutazioni. Perfetto, chiarissimo. Mi sembra più che chiaro, insomma, non la tocca pianissimo proprio mister Giampaolo anche in questa occasione. No, ma giustamente, se non l'ha vissuto, non ha toccato con mano, non può nemmeno. Anche quello che si diceva, forse ha giovato. Come voi potete immaginare, io le partite le vedo, no? Certo. Perché è mio interesse vederle, è mio interesse studiare, capire, vedere i miei colleghi quello che hanno scelto, che hanno fatto, quindi è molto bello. E interessa, ma le vedo anche sul telefonino, sul TV, nel senso, quindi vedere le partite le vedevo anche 20 anni fa, quando mi mandavano la cassetta VHS o mandavo un mio collaboratore con la telecamera da soggetto lì a fare il cambio, le riprese. Quindi, in linea di massima, no, ho sempre fatto visual training dei miei avversari, però vederle in TV mi rimane più pratico. Però ripeto, non posso esprimere nessun giudizio, perché io non sono mai andato. E allora ci risentiremo dopo Sky, e ti faremo solo quella domanda. Intervento di 3 minuti. Questo anno eravamo andati diverse volte in Rai e devo dire che era stato fatto un buon prodotto. Quest'anno non lo so. Perfetto, perfetto. Va bene, vedremo. Allora aspetteremo il Petrarca su Sky. Su Sky a Salso Maggiore Demeter. Ehi, l'hai chiamato Simbios Petrarca, sono contento, perché spesso ci chiamano col nome della città, e questa cosa è molto dilettantesca, perché è come se io la Juventus la chiamassi Torino, oppure la Sampdoria, certo, la chiamassi Genova. Cioè, se io domani dico, lo sai che il Milan gioca contro il Genova, tu mi guardi e mi dici, ma che sta a dire? Ma se invece dico Sampdoria, si chiamano Sampdoria, perché li devo chiamare Genova? Certo. Quindi noi siamo la Simbios Petrarca Calcio 5, il Petrarca è un marchio antichissimo,
sono 30 anni che esiste questa società a livello di Serie A, perché negli anni 2000 è arrivata seconda in regular season di Petrarca, quindi insomma esiste da sempre e a volte anche in testate giornalistiche molto importanti. Noi siamo il Padova e sinceramente io ci sorrido, però è un danno importante per la società. È un danno d'immagine, certe società manderebbero lettere dall'avvocato per non lo so se la mia società fa queste cose, perché non mi occupo di questo. Il presidente è sempre molto attento. Adesso io non entro mai in merito a tutto ciò che è societario, perché lavoro tanto sul campo e mi basta e mi avanza. Non voglio sapere mai tutto ciò che riguarda quello che esce fuori dal palazzetto. Certo, certamente. I rapporti con la società. Io penso che ci hai levato molte curiosità che avevamo. Siamo molto contenti di averti avuto con noi, della disponibilità comunque che ci hai dato, perché non è mai scontata. Grazie, ecco. Grazie a voi. Grazie a te, mister, per essere stato qua con noi. In bocca al lupo per le 14. In bocca al lupo, più che per la partita. Tanti panini fatti a casa. Panini e caffè. Grazie mister. Paolo, grazie. Buona serata. Un bocca al lupo e buon lavoro per la settimana. Beh, Marco, insomma, tante cose abbiamo personaggio anche simpatico, devo dire. Personaggio sì. Assolutamente d'altri tempi, volendo, anche perché forse è un po' più legato a un calcio, ancora, è un futsal ancora di una volta. Anche se non lo conosco quel futsal di una volta, ma ormai mi sta venendo me lo stanno facendo conoscere, insomma, quindi lo apprezzo anche io. Ma vogliamo andare a toccare l'argomento che abbiamo toccato proprio con mister Luca Giampaolo della nazionale italiana. Vediamo i convocati di Max Bellarte, che deve affrontare in un doppio test la Francia. Esatto. Test amichevole, non c'è nulla in palio, però siamo alle porte dell'europeo, quindi la Francia penso che non sia un amichevole. Sì, anche assolutamente, anche se loro non sono una delle primissime nazioni a livello di futsal, non sono così, siamo più avanti noi, detto a parole povere. Ho una Benacol, se vuoi, dietro. Grazie, no. Però vediamo, insomma, i convocati, anche perché ci aiuta questo a fare un quadro un po' della situazione, quelli che sono i giocatori italiani in auge. Lì ovviamente c'è il Mammarella che non si schioda mai. Mammarella che poi abbiamo citato anche giustamente Giampaolo come Pescara. Almeno mi ha dato la controprova, che non dico fregnacce, chi pensava che dicessi fregnacce? Non dice fesserie, mai. Oddio, mai no, però. Quando si dice che Stefano... No, sto scherzando, dai. Ma i miei... È vero, mi sono screditato da solo. Stefano Mammarella, che rimane uno dei migliori portieri al mondo. C'è Bertod che non, sinceramente, Aosta Calcio a 5 non, sicuramente non fa la Serie A, farà la 2, non so in che girone, e credo sia la prima convocazione, quindi comunque Bellarte continua il suo ciclo di prime convocazioni, viene da dire, di svezzamento di calciatori. E ovviamente queste sono convocazioni in ordine rigorosamente alfabetico, quindi non rispondono. No, anche perché sono segnati solo come giocatori di movimento, solo i portieri, sono segnati tra i portieri. Ci sono tante conferme, c'è De Matos che non vediamo più nel nostro campionato, c'è Dudu anche che non vediamo più nel nostro campionato, c'è Motta che, se ti ricordi, quando abbiamo parlato con il mister gli chiesi proprio di Motta e del suo trasferimento a Cartagena, e comunque ci conferma che lo sta seguendo, come era ovvio che sia, anche perché mi ha sempre detto di che un ragazzo di assoluto valore tecnico. C'è Merlim, il capitano, come ovvio che sia. Ci sono molti giocatori adesso che faccio caso del Pescara, perché vedo al volo, adesso vedo Murilo, vedo appunto Mammarella, abbiamo detto, c'è Gui e
Sì, Murillo. In gergo si chiama Murillo. Quindi tre giocatori del Pescara. C'è Musumeci, che noi abbiamo anche intervistato lì a Ciampino. E quindi comunque sempre come ha detto mister Giampaolo, non possiamo altro che fare sempre un in bocca al lupo alla nazionale. In bocca al lupo alla nazionale. E guardare la partita. Guarderemo... Se ci daranno la possibilità di vederla la partita, ovviamente. Ah, perché non si sa nulla. Forse Futsal TV o no, la Rai, non credo che la faccia vedere, anche perché è un'amichevole, quindi non so bene come. Dove si gioca? A Salso Maggiore. Ah, quindi forse la darà Sky, quindi. Forse la darà Sky, non ho ancora visto nessuna pubblicità, nessun banner. Mi sembrerebbe strano che Sky, insomma, lasci così. Si perda le cose. Andiamo noi alle brutte, ma con le nostre telecamere. Tutto quanto, se Sky ci approva, andiamo noi ad accendere le telecamere. Va benissimo. Mettiamo Raffaele alla regia. Perfetto. E andiamo così. Però dicevo, giusto l'ultima, ci sono tanti giocatori, l'hai detto, che militano in squadre estere, tra cui Dudu a Lille, sì. In Francia, sì, assolutamente. In Francia e... tantissimi però giocatori che vengono dal nostro campionato, certo, dalla Serie A. L'hai citato tu, cito solo anche, vedo un paio dell'Olympus, vedo dal Servis di Pesaro, Napoli, manca il Petarca, è vero, in questo elenco, ma come ha giustamente detto mister Giampaolo, Mister Bellarte invece avrà fatto le sue dovute giuste valutazioni e riflessioni. Questo quindi è per quanto riguarda la pausa. Credo siamo stati esaustivi al 1000 per 1000 oggi. Al 1000 per 1000 partitine invece dell'ottava giornata, quella per cui non abbiamo preparato la grafica. Grafiche, sarà difficile andare, però c'è sicuramente, guarda. Aspetta, perché adesso possiamo farlo con il computer, bellissimo. C'è sicuramente Polistena Petrarca a questo punto, perché le 14 ore che ci raccontava le 14 ore il browser. C'è sicuramente appunto Polistena Petrarca, le 14 ore erano dovute a quelle. In un secondo abbiamo tutto il turno successivo, che è l'ottavo, eccolo lì. Quindi abbiamo la Came contro il Matera, per vedere se, senza ancora Ciao Paviera, per vedere se si riprende. Polistena Petrarca, lo stavamo dicendo. La Feldi, dopo aver perso col Pesaro, contro il Manfredonia, che prima o poi dovrà portare a casa i tre punti. Il Pescara di Mammarella contro il San Giuseppe, che era quella che nelle nostre curiosità era uscita più volte. La L84 con il Pesaro. L'Olympus contro il Napoli dal Paolo Olgiata, questa è una bellissima partita, ecco, una bellissima subito la partita, questa forse è la partita della giornata. Il Ciampino invece fa visita al Sandro Abate e il Lido di Ostia contro il Meta Catania, che appunto sta regalando goleade a tutti. Quindi vediamo questa, se il Lido di Ostia si riprende quello tutto il suo, mi viene da dire. Esatto. E soprattutto vedremo se il Catania a questo giro la farà o se la porterà okay, da casa. Okay. Finisce 0-0, guardate. 0-0. Va bene, abbiamo detto più o meno tutto. Ci manca ovviamente da ringraziare, me l'abbiamo nominati, citati, abbiamo anche visti e sentiti, Nicolò Masini, Raffaele Navarra, che per oggi sono stati alla regia ad assisterci, a permetterci tutto questo. Che saluto, mamma mia, molto emozionato. Emozionante. Hai notato il nuovo setting? Sì, sì, mi è stato fatto notare. Assolutamente. È stato fatto notare. Assolutamente. Ti rendi conto che Futsal Arena ha qualità incredibile. Inaugurato delle camere nuove, inquadrature nuove. Questa è lì, è quella lì. Sì. Che ve lo sto a dire. Quindi vi ricordo appunto, intanto che c'è Vischio dall'altra parte in moderazione, in chat, ovviamente Andrea, lo salutiamo e lo ringraziamo. E vi ricordo che potete vedere le immagini meravigliose che riusciamo a produrre anche domani con Atletalk, il direttore sottoscritto e Martina Procaccini al mio fianco al posto di Marco. A voi le valutazioni ovviamente
preferenza. E venerdì ancora una puntata di Studio League con Gemo, Ischio e Revivage, che vi devono parlare dei post. Ma questa è la coppa portata a casa? Questa è la coppa di Valorant portata a casa. Non è quella di Lucca? È quella del Lucca in... Ah, ok, Revivage. Io non so, guarda, mi dici Valo, lì, o Biancaneve è uguale. Comunque una signora coppa. Una signora coppa, un bel carino, pezzo, un bel portabicchieri, sì. Ne ho visti molti. Ragione, sai che cosa? Le cialde del caffè. Ottimo. Perfetto. Comunque sì, ho visto trofei peggiori, molto peggiori. Ho visto anche trofei migliori, posso dire. Vabbè, comunque è un sì, sto scherzando. Un bel vedere, sempre. Dai. Quindi, assolutamente. Venerdì con Studio League, lunedì MMA Lunch, trovate tutto nel nostro programma. Anche ovviamente. Pesantuccia. Anche pesantuccia. Perché solo qualità. Only quality. Atleta eSport, mica da ridere. A proposito del Atleta eSport, ragazzi, non dimenticate di lasciare un mi piace, follow anche ai canali Instagram. Ho fatto ridere. Hai fatto la regia. L'hai fatto tanto ridere. E ai canali Instagram di atletanews.sport, in completo rebranding in questo momento, quindi andate a curiosare, trovate i link nelle informazioni di Twitch, ma poi c'è Instagram di Atleta eSport, abbiamo YouTube per rivedere tutte le nostre puntate, le clip, i video che produciamo, le interviste di Marco a Ciampino e sicuramente anche le botte che prima o poi arriveranno perché arriveranno. Guarda, quella che rischia più di tutti è l'altro, adesso mi sfugge il nome, l'altro ragazzo che fa Filippo. Non mi sta sfuggendo. Filippo è quello che rischia di più, ogni volta è il più odiato del palazzetto di Ciampino. Senza dubbio, guarda, non c'è storia con nessun altro. Vabbè, allora salutiamo e ringraziamo Filippo anche per tutto il lavoro sporco che, no, sì, che assolutamente fa. Noi ringraziamo e salutiamo ovviamente tutti voi che ci avete seguito e ci avete fatto compagnia per questo Futsal Arena. Io ringrazio Marco e io ringrazio Giulio e ci vediamo Jezzi la settimana prossima. Ciao ragazzi. Grazie per averci seguito. Se ti è piaciuto quello che hai visto, lascia un mi piace al video e iscriviti al canale. Seguici anche su Twitch, Instagram e Facebook. I link li trovi in descrizione. Ciao, a presto.